spunto proprio dalle, diciamo, da un episodio del Vangelo, per dirci questo, cioè che ci vuole un senso di, che ci accomuna un po' di responsabilità a tutti i livelli, a livello istituzionale, politico, ecclesiale, dei sindacati, di avere coraggio, cooperare insieme e soprattutto essere operativi, perché a volte si fanno anche tante parole, ma poi dopo ci si ferma. Credo che l'appello a un senso di responsabilità di chi deve decidere e operare è importante per dare lavoro a tutti e dare dignità a tutti. Di lavoro sicuro ci si ammala, purtroppo abbiamo tristi testimonianze che arrivano proprio dalla nostra città. È stato anche messo in luce, per esempio, il dato triste dei suicidi, che non sono tutti a causa della mancanza del lavoro, ma esprimono comunque un disagio grave. E poi questi, l'isochimica e tutti gli altri dati riguardanti l'inquinamento ambientale e il problema della salute. Anche qui è molto importante che si trovino soluzioni anche di solidarietà alle famiglie che hanno sofferto e soprattutto di risanamento dell'ambiente, che è importante, e la salute poi. Monsignore, l'altro giorno c'è stato il quarto morto all'inizio dell'anno sul lavoro. Questa è un'altra piaga da debellare nella nostra provincia. Di chi le responsabilità, secondo lei? È stato anche detto ben che quando muore qualcuno sul lavoro c'è sempre la responsabilità di chi non ha messo in atto le condizioni necessarie perché ci sia sicurezza sul lavoro. Non è pura fatalità. Ci vuole senso di responsabilità anche qui. Il Presidente della Repubblica a suo tempo, ma continuamente direi anche le altre istituzioni, hanno richiamato questo grave problema delle morti bianche. Meglio prevenire che curare, si dice, e quindi bisogna avere questa capacità di prevenzione che è importante. L'altro giorno c'è stata l'assenza dalla manifestazione organizzata per ricordare le vittime dell'amianto, in particolare dell'ex isochimica. Stamane la partecipazione è stata massiccia per quanto riguarda l'emergenza lavoro. È una città insensibile rispetto a questi problemi, Monsignore? Sì, un po' questo è preoccupante, devo dire, perché si è creato un senso di sfiducia. La sfiducia è all'origine anche della crisi che noi viviamo, però bisogna incrementare la partecipazione, perché se veramente non si passa dalla proclamazione delle parole all'operazione di fatti, la sfiducia diminuisce. Noi dobbiamo però fare in modo che sia la fiducia a far sì che ci siano i fatti.